C'è ancora spazio per fare lo youtuber nel 2022? Ormai nel 2023? Queste sono alcune delle domande che mi avete fatto e voglio fare appunto questo video in merito, dove parliamo di come si fa lo youtuber, se è possibile ancora intraprendere una carriera da youtuber nel 2022, ormai quasi nel 2023, e quant'altro. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per notifiche, mettere un bel like al video e commentate, che mi aiutate a salire con l'algoritmo di YouTube e a guadagnare più soldini e quindi a portarvi contenuti sempre migliori sul canale. Ma facciamo partire la sigla e poi il video. Eccoci qua, raga. Allora, scusate, sono un po' traballante, ma ho tolto il mio treppiede. Anzitutto non sono nella mia location classica, in quanto sono nella mia vecchia cameretta dai miei genitori, e quindi, che poi tra l'altro vi faccio vedere due chicche che ci sono qua in questa cameretta. Ma e quindi sto un attimino usando il telefono, prendendolo con la mano, in quanto non sto, ho l'attrezzatura base per poter iniziare a fare lo youtuber, e quindi in questo momento sto tenendo il mio smartphone iPhone 13 Pro con la mano. Ma adesso poi vi spiego il perché lo sto tenendo con la mano, c'è un motivo preciso. Comunque, quello che di cui voglio parlarvi, scusatemi se mi sono un attimino impapinato, è il discorso è se effettivamente c'è ancora spazio per fare lo youtuber nel 2022-2023, se è una cosa fattibile, perché ormai comunque sembrerebbe che il mercato è davvero saturo, quindi c'è posto per poter fare video su YouTube ancora e poter intraprendere una carriera da sì youtuber, ma diciamo anche da content creator, che quindi content creator non significa necessariamente fare video su YouTube, ma significa anche in generale creare contenuti di qualità che vengono pubblicati su diverse tipologie di piattaforme. Potete diventare content creator anche pubblicando solo su Instagram o sulla piattaforma Viola, ci siamo capiti qual è, che su YouTube sembrerebbe non si possa menzionare. Piuttosto che su altre tipologie di piattaforme, quali TikTok, Facebook e quant'altro. A mio avviso, effettivamente il mercato comincia a essere, tra virgolette, saturo di tipologie di canali, però sapete, c'è sempre posto. Guardate un esempio lampante dell'ultimo anno, che in un anno il canale Geopop è riuscito ad arrivare a 1 milione di iscritti. Ok, adesso comunque c'è un gruppo dietro, un gruppo editoriale che lo segue molto grosso, però comunque ti fa capire che, parlando di attualità e notizie, comunque si è creato la sua nicchia ed è riuscito ad arrivare a 1 milione di iscritti. Questo fa capire che comunque un minimo di spazio c'è. Quindi è possibile fare lo youtuber nel 2023? Sì, è possibile, con le giuste accortezze, nel senso che trovate la vostra nicchia e trovate la vostra strategia di brand per creare una vostra identità digitale. Voi dovete essere il chiaro esempio, diventare il chiaro esempio di, diciamo che quando la gente vi vede, diventiate comunque punto di riferimento per quell'argomento. Comunque dicono: ah sì, eccolo, vedono la miniatura del vostro video, questo qua è quello che parla di tecnologia, oppure parla di business online, oppure parla di agricoltura, oppure come tenere l'orto in campagna, per esempio, no? Oppure come si fa la spesa, come risparmiare sulla spesa, no? Ognuno poi c'ha la sua nicchia. E diciamo che quindi trovate la vostra nicchia e potete tranquillamente iniziare una vostra carriera da youtuber, che comunque tenete presente che uno dei punti negativi di fare comunque il content creator è le tempistiche. Perché le tempistiche? Perché comunque ci ritroviamo che ci vuole tanto tempo in cui che dovrete dedicarci, e anche degli anni, cioè non è che in 1 o 2 anni crescete su YouTube, ci vogliono 4, 5, 6 anni. Ci sono degli youtuber che adesso sono famosi in Italia, per esempio, ma sono 10 anni, 11 anni che sono dietro a YouTube e fanno contenuti. Quindi prendetevela con calma, perché sappiate che saranno un sacco di anni dove voi dovrete investire del gran tempo e delle grandi risorse, anche dei soldi, senza vederne ricavarne un euro all'inizio. Però chi la dura la vince, quindi non mollate, continuate sulla per la vostra strada imperterriti, pubblicate con cadenza regolare, quindi fatevi un piano editoriale, perché è importantissimo. Quindi, e
una costanza sulla pubblicazione dei video. Comunque cercate di mantenere una costanza sulla pubblicazione del video, di modo che la vostra community che si andrà a creare saprà che tale giorno uscirà il vostro video a tale ora. È sempre meglio. Poi non dico che si debba per forza sempre rispettare questo calendario, può capitare, però se riuscite a non stare dietro comunque al calendario di pubblicazione, però cercate di starci dietro il più possibile. Consiglio ovviamente di utilizzare l'applicazione Notion, che non è sponsorizzata da questo video, per creare e gestire il vostro piano editoriale, e l'applicazione anche Trello per gestire, diciamo, tutti i vostri processi e gestire il completamento dei vostri processi. Seguiranno dei video dove spiego nel dettaglio come utilizzare l'applicazione Notion e come utilizzare l'applicazione Trello. Quindi iscrivetevi al canale per non perdervi la notifica su quando usciranno questi video. E comunque, tornando a noi, cosa serve per fare lo YouTube? Avete deciso di fare il content creator, quindi volete creare contenuti visivi, audiovisivi. Ok, cosa vi serve? Che sia su YouTube, Instagram, TikTok, Facebook o qualunque altra tipologia di piattaforma. Volete fare video? Benissimo. Allora, la prima cosa da fare, basta uno smartphone, in questo caso un iPhone 13 Pro, ma potete utilizzare anche un iPhone di peggiore qualità, non è un problema questo. Ovviamente la tipologia di fotocamera fa tanto. Tra l'altro, per esempio, adesso con un iPhone 13 Pro sto riprendendo con la fotocamera anteriore, che non è neanche la migliore, con la modalità cinema di iPhone. Però potete avere un normale smartphone Android e cominciare a riprendervi, a fare contenuti senza problemi. Quello che dovete imparare a fare, a parte il discorso dei contenuti, quindi dovete imparare a interfacciarvi davanti alla telecamera, è avere un minimo di attrezzatura. Perché adesso, per esempio, sto tenendo lo smartphone in mano? Lo sto tenendo in mano perché questo è il mio treppiede. È un treppiede che adesso ve lo mostro. Eccolo qua, vedete? È un piccolo treppiedi della Gritin che si allunga come bastone selfie. Ok, poi qua c'ha la luce per illuminarvi con varie, diciamo, gradazioni di colore se volete illuminarvi il viso quando fate video. Tenendo premuto si spegne. Qui si va a mettere lo smartphone. Ovviamente così è per modalità orizzontale, se volete fare dei reel o delle storie lo potete girare così, si può regolare senza problemi. Voi mi direte: ok, ma è un bastone selfie. Oh, sì, tra l'altro c'è anche, adesso la batteria scarica, comunque un telecomandino per scattare le foto o avviare i video da distante. Ma guardate qua, si apre e diventa un perfetto treppiede regolabile. Decidete voi, diciamo, l'ampiezza, e voilà, ci potete mettere il cellulare e utilizzarlo appunto come postazione per potervi riprendere, tra virgolette. Poi adesso io metto lo smartphone sul treppiede, per esempio, e lo solleviamo. Eccoci. Oh. Voilà, basta sollevarlo, poi molto bene, eccolo lì, avete visto? Ok, ed è molto comodo per registrare perché vi permette comunque di avere le mani libere, quindi tenere il fermo il più possibile, e quindi riuscite ad avere anche un ottimo, tra l'altro vi lascio il link in descrizione, costa, vi dico subito quanto costa. Eccolo qua, sul mio altro strumento da youtuber, questo è un tablet Windows 11 che vi lascio il link in descrizione, che è ottimo per gestirmi il mio piano editoriale. Allora, perfetto. Adesso attualmente in sconto su Amazon questo selfie stick che fa da treppiede a 11,99 euro, quindi vi lascio il link in descrizione e nei commenti. Ma quindi un'altra cosa importante da youtuber è illuminarvi per bene. Se non vi accontentate della luce che fa questo selfie stick, vi posso consigliare l'acquisto di un ring light. Ma se volete una cosa tipo, io in questo momento non sono a casa mia
e in mobilità riesco comunque a creare contenuti, a registrare video. Sono al chiuso, ovviamente ho una finestra che mi dà un po' di illuminazione, ma nel caso mi servisse più luce, non è sufficiente per me quella appunto del bastone selfie stick. Quello che si può fare è andare ad acquistare questo. Questo è un ring light a clip che si attacca al telefono e una volta, adesso vi faccio vedere, ok, l'ho attaccato al telefono, lo accendo a 3 gradi di luminosità e ti illumini il viso e riesci tranquillamente ad illuminarti la faccia. Vi assicuro che fa un sacco di luce, vi faccio vedere, anzi prima lo spengo, ok, così è spento come vedete, poi lo accendo, 1, 2 e 3, guardate che cavolo di luce che fa sto cosa, è incredibile, cioè veramente incredibile, è comodo, te lo metti in tasca, quindi in questo modo avete una postazione perfetta per iniziare a fare video. Poi ovviamente si può tranquillamente mettere un microfono wireless collegato direttamente allo smartphone o un microfono filare levalier che vi consente di avere un audio sicuramente migliore. Adesso non ce l'avevo dietro, solitamente uso un microfono levalier, ma sappiate che comunque vi lascio il link in descrizione per acquistare un microfono levalier sia per iPhone che per Android nel caso vi servisse, nelle varie soluzioni, quindi USB-C, Lightning piuttosto che col connettore jack. Poi ovviamente cosa non può mancare, come vi dicevo, un dispositivo per editare i contenuti e che vi faccia da PC, quindi lavorare al vostro piano editoriale, prendere gli appunti, tra l'altro tastiera staccabile, Windows 11 preinstallato, ho comprato anche la penna della stessa marca, questa è un Aldo Q by Work 20 Pro e io riesco a gestire tutto ovviamente touchscreen. Vi ho comprato anche questa custodia, trovate tutti i link in descrizione nei commenti e nella descrizione trovate anche il link per andarvi a vedere il video dell'unboxing di questo prodotto, di cui metto, se stavolta mi ricordo che mi dimentico sempre di metterlo, metterò la scheda qui o qui, così potete andarvela a vedere. Quindi cosa succede? Questo dispositivo è veramente comodo perché io sono in mobilità, ho un dispositivo che mi fa da computer perché ho Windows 11, con la penna posso firmare documenti, ci ho messo la custodia che almeno se mi cade non ci sono problemi, il bastone selfie stick che mi sta tranquillamente in una tasca, la luce questa qui per illuminarmi e io riesco tranquillamente a fare video anche se non sono a casa. Quindi siete fuori, volete gestire comunque la creazione dei vostri contenuti perché avete un'idea, volete farlo, avete il tempo per gestirlo, lo potete fare senza problemi. Quindi questo è un piccolo riassunto di quello che è possibile fare per iniziare. Poi ovviamente si può avere un ring light più grande come ho io a casa, delle luci di sfondo, creare una postazione fatta bene, una sedia da gaming, tutte le luci, neon, quello che volete, i LED, pardon, più che neon. Si fa tutto, ma per iniziare senza spendere soldi, questo affarino qua costa su Amazon 5-6 euro, ok? Il bastone selfie stick 11 euro, cioè con 15 euro, 20 euro vi siete fatti e il vostro smartphone, avete l'attrezzatura per iniziare a registrare video. Iniziate, 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 parlate di ciò che vi piace. Se, l'importante è che col tempo non rinunciate perché vedete che il vostro canale non decolla. Non state o canale o profilo Instagram contatto, non arrendetevi perché ci vuole perseveranza, vedo io anche col mio canale, non fatevi prendere dal burnout che andate in depressione perché i vostri canali, i vostri video non producono e quindi si va in burnout perché uno vede che i propri contenuti non piacciono e quindi va in burnout e in una specie di depressione dicendo ah, quindi i miei contenuti fanno schifo, la mia vita fa schifo. No, non è così, continuate, continuate a pubblicare, è l'unica soluzione per riuscire a ottenere un piccolo successo su YouTube passo dopo passo, quindi superare i 1000 iscritti come è successo a me, superare le 4000 ore di visualizzazione ed iniziare finalmente a monetizzare su YouTube e a trarne un piccolo profitto che potrebbe diventare un giorno un vero e proprio lavoro per voi. Ovviamente ci vuole costanza. Iniziate, volete iniziare? Benissimo, iniziate con questi dispositivi perché spendete poco e niente. Questo qua adesso su Amazon, ma lo trovi anche al mercato, se vuoi dai cinesi, non è che
Adesso vi lascio il link Amazon perché magari siete più pratici per comprarlo. Poi, ovviamente, potete farlo diventare una professione gestendovi la vostra identità digitale, il vostro brand e quant'altro. E su questo ho fatto un sacco di altri video sul mio canale che potete andare a vedere. Seguirà tra l'altro poi un... ci sarà più avanti, sicuramente ci sto lavorando, un progetto a cui sto lavorando, proprio un corso per poter diventare youtuber e gestire un canale YouTube di successo. Quello ovviamente sarà un corso che sarà fatto quando lo farò a pagamento, con un importo veramente irrisorio, però vi permetterà di avere del materiale che vi dà delle indicazioni precise con delle video lezioni dedicate dove potrete imparare veramente a fare youtuber e quindi a creare contenuti. Sbaglio a dire youtuber, è meglio dire content creator. Dico youtuber per un semplice motivo, che la resa di YouTube è nettamente superiore a tutti gli altri social dove poter pubblicare contenuti. Quindi praticamente parliamo che 20.000 iscritti di YouTube hanno il valore di, per esempio, 1 milione di iscritti su TikTok, facciamo un esempio, adesso per dire un esempio così, adesso non sono numeri proprio precisi. Lo stesso per Instagram, cioè TikTok è quello, YouTube è quello che ha la resa migliore. Quindi concentratevi anche molto sul canale YouTube perché veramente vi aiuta tantissimo. Poi potete utilizzare anche le altre piattaforme. Come vedete dai miei social, che trovate tutti i link in descrizione, seguitemi sui social perché ci sono un sacco di anteprime che su YouTube non metto. Scusate. Cosa succede? Che anch'io non sono fortissimo sui social, ma perché mi sto dedicando di più al discorso di YouTube. YouTube, quindi video lunghi o di media lunghezza e shorts, però sono io che ho deciso di concentrarmi così. Se mi dedicassi più ad Instagram sicuramente riuscirei a ottenere maggiore successo da Instagram. Io voglio concentrarmi sul discorso di YouTube con la monetizzazione e quant'altro. E non arrendetevi, dedicatevi e vedrete che i risultati arriveranno. Poi ovviamente scrivetemi nei commenti se vi servono dei consigli o avete delle perplessità, sono qua a disposizione. E niente, direi che per questo video è tutto, vi ringrazio di avermi seguito, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per le notifiche, mettere un bel like e commentate che mi ha aiutato a salire con l'algoritmo di YouTube e quindi a guadagnare più soldini e posso quindi portarvi contenuti sempre migliori sul canale. A voi non costa nulla, ma mi date veramente una grossissima, grossissima mano. E niente, quindi per questo video è tutto, grazie di avermi seguito. Sullo sfondo, come vedete, c'è della roba di Jim Morrison, ma quella di mio fratello, è roba di Star Wars anche. E noi ci vediamo nella prossima puntata e ciao raga!